sostanzialmente quello che abbiamo fatto è provare a stimare, visto che tutti in questo momento stanno dicendo che sicuramente il numero dei casi in Italia è sottostimato, però vengono, devo dire, sparate un po' delle cifre a caso, 2, 3, addirittura 5, 10 volte. Noi abbiamo fatto un Beh, ragionamento l'ha molto fatto il capo della semplice. protezione civile, non i giornalisti, mi permetta. Assolutamente, l'ha detto lei, ma voglio dire giusto così. Allora, noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. In Italia i tamponi vengono eseguiti prevalentemente a soggetti sintomatici, oltre che a contatti di soggetti positivi, per cui è evidente che la gravità e la letalità della casistica è sovrastimata, ovvero sia noi vediamo e fotografiamo soltanto la punta dell'iceberg. Allora, andando a riprendere i dati della casistica cinese, che è quella, diciamo, più ampia pubblicata in letteratura, ci dice che l'81% dei casi decorre in forma lieve, il 15% va in ospedale e il 5% va in terapia intensiva. Ribaltando queste percentuali di gravità sulla casistica nazionale, che cosa viene fuori? Viene fuori che noi oggi abbiamo almeno in Italia 208.000 casi stimati a ieri, di cui circa 135-136.000 non identificati. Questo che cosa ci dice? Da un lato che la casistica italiana è molto meno grave di quello che sembra, ricomponendo il quadro riportato la sera dal bollettino di guerra ormai della Protezione Civile. Dall'altro che queste 135, che verosimilmente saranno di più, 1.000 persone che non sanno di essere infette, devono stare a casa e rispettare le norme di distanziamento sociale, perché è evidente che sono le uniche che in questo momento permettono di prevenire la diffusione del contagio. Anche il tasso di letalità in Italia, dunque, è sovrastimato, persino dalla Protezione Civile, dottor Cartabellotta? Ma guardi, noi ovviamente conosciamo i numeri assoluti ieri ci dicono che avevamo un numero di decessi pari a, adesso non ho il numero sotto mano, la sottostima del tasso di letalità da che cosa dipende? Se ieri era pari al 10,3%, ma noi non conosciamo il reale denominatore dei soggetti infetti, se noi rimettiamo e ricomponiamo la casistica come ho descritto, il nostro tasso di letalità scende al 3,92, con una importante differenza, questo è bene sottolinearlo, tra la regione Lombardia e il resto d'Italia, perché in Lombardia noi stiamo vivendo, diciamo, una situazione particolare in quanto c'è stato un grande sovraccarico delle terapie intensive e questo inevitabilmente ha determinato un incremento del tasso di letalità, tenendo conto che potrebbe addirittura essere ancora sottostimato in Lombardia, viste le dichiarazioni che vengono anche dal sindaco di Bergamo, piuttosto che da altri amministratori locali che parlano di decessi non contabilizzati perché avvenuti a domicilio piuttosto che nelle case di riposo.